La tre giorni milanese del Dalai Lama è iniziata stamattina a Palazzo Marino, dove Sua Santità è stato ospite di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Tenzin Gyatso è arrivato in comune alle 10:30 e si è intrattenuto con il sindaco Giuliano Pisapia prima di un lungo discorso tenuto davanti ai consiglieri, ai giornalisti e ai cittadini. La massima autorità religiosa buddista ha ricordato come attraverso l'intelligenza tutti si possano migliorare, cogliendo, in questi tempi di crisi, l'occasione per ritrovare la felicità dentro di noi. La mattina è stata scandita anche dalle proteste del PDL, che ha improvvisato un sit-in in piazza contro la giunta, rea di aver rimandato il conferimento della cittadinanza onoraria al Dalai Lama dopo le pressioni ricevute da Pechino. Per le stesse ragioni il gruppo dei radicali ha presentato un'interrogazione parlamentare al governo Monti, mentre il sindaco ha smorzato i toni donando a Sua Santità il sigillo della città. E mi ha detto che quello che abbiamo fatto era il meglio che potevamo fare. E ha concluso la mattinata celebrando un nuovo pacifico legame. È nata una grande amicizia, mi ha ringraziato più volte per quello che stiamo facendo, per quello che facciamo, per quello che faremo. Ha colpito molto l'opinione pubblica la vicenda di Franco, il bimbo morto a Prato per un arresto cardiaco mentre era in gita con la parrocchia sul Monte della Calvana. Le scuole sono finite, è tempo di gresse e di campi estivi. Abbiamo chiesto ad alcuni genitori che cosa ne pensano, se dopo le notizie di questi giorni hanno paura. Sono tranquilla, sono contenta che va perché anzi mi chiede di andare, si diverte, non vede l'ora di andare alle gite, in piscina e in montagna. E... sì, sono preoccupata come quando vai in un'altra gita con la scuola, ma... vabbè, preoccupazioni normali di ogni mamma. Quando uno si lavora e non c'è altra alternativa. Va al centro estivo, ci troviamo benissimo. Cioè, certo che una cosa che è successa ti fa pensare, però è come andare a scuola, può succedere anche a scuola. Quindi anche una scelta educativa? Ma sì, sì, si diverte, sta in compagnia, fanno cose anche educative, certo. Manderebbe sua figlia in un centro estivo? Sì, perché no? A volte non abbiamo altra scelta, no? Poi se conosce veramente le maestre che accompagna, perché no? Se c'è qualcuno a casa, meglio stare a casa. Invece se non c'è qualcuno, non ha altra scelta, vabbè. 70 volte musica a Milano si è chiusa ieri dopo 4 giorni ricchi di eventi, la Chorus City, la manifestazione che ha portato oltre 70 cori appunto ad esibirsi per le strade, i giardini storici e per le sedi istituzionali della città. Cori professionali, multietnici, cori gospel, voci bianche, musica sacra, classica e anche canti di montagna con gli alpini del coro Mario Bazzi a dare il via all'iniziativa. Da Palazzo Marino al Castello Sforzesco, dalla Galleria Vittorio Emanuele II ai Giardini di Villa Reale, una vera e propria esplosione di musica che ha sedotto turisti e milanesi accontentando gli appassionati di ogni genere. Sì, è stato molto bello, ci sono un sacco di cori, sapere che non sei gli unici cori ma che è una realtà molto diffusa, è bello, cantare è bello. Ti piace? Sì. Sì. Le sapete le canzoni? Quasi tutte, vero? Abbiamo portato Matteo che ha 2 anni e 3 mesi. Insomma, si sta ancora guardando in giro per capire cosa sta succedendo. Non solo professionisti, però soprattutto nel fine settimana non sono mancati piccoli gruppi improvvisati di ragazzi che hanno voluto partecipare con le proprie voci invadendo le strade della città. Dopo il successo di Piano City, che lo scorso maggio ha animato il capoluogo lombardo con oltre 150 concerti per pianoforte, questo è un nuovo modo di accendere Milano, raccogliendo le energie sparse sul territorio, ha detto l'assessore alla cultura del comune Stefano Boeri. D'accordo Giovanna Marini, interprete d'eccezione nel panorama della canzone popolare italiana, è importante capire quanto significato abbia la voce. L'importanza della voce deve venire fuori prima o poi, perché veramente... la voce è uno strumento straordinario. Aggiungi un posto a tavola che c'è il TG.com. Quest'anno niente vacanza, ragazzi. Andrà in vacanza? Sì, molto di meno. In realtà sono una settimana invece di 2. Italia o estero? Pensavo in Grecia perché le proposte sono le migliori. Diciamo che poi la conosco abbastanza bene, però in Italia è molto troppo più caro. Diciamo che in Grecia con 500-600 euro è un pacchetto di una settimana tutto compreso e in Italia fra lo spostamento una cosa e l'altra si viene poi a spendere molto di più. Italia, resto in casa, ma approfitto del fatto di avere una casa al mare, quindi per contenere le spese vado dove mi costa di meno. Quest'anno, nonostante la crisi, ha deciso di partire lo stesso? Sì, un last minute magari.